Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi. Siamo ancora su MotoGP, anche perché ormai c'è la voglia di chiudere questo mondiale, vedere come va a finire. Abbiamo 11 punti di vantaggio su Marquez, guadagnati a Phillip Island, grazie al fatto che Marquez, dopo essere stato in testa per metà, un po' di più, di gara, è crollato di gomma perché aveva montato del soft. Dunque bene, da questo punto di vista, il gioco che ci ha messo all'inseguimento di Marquez per 4-5 giri, col distacco sempre uguale, poi a un certo punto Marquez ha mollato di brutto. E Nurossi si è andato a prendere quei altri 5 punti in più, portando il suo vantaggio a 11 in vista delle ultime due gare. Occhio, perché oggi vuol dire molto. Se dovessimo fare, non credo, ma più di 14 punti in più di Marquez, potremmo anche stare a casa a Valencia. Altrimenti occhio proprio a Valencia, perché se Marquez, se succedesse l'inverso, se per qualche motivo ci succedesse una catastrofe, o semplicemente perdere anche qui 5 punti, in effetti, volendo, ci riporteremmo a più 6 e basta, che in vista dell'ultima gara è pericoloso. Un bellissimo mondiale comunque questo, manco a farlo apposta, Marquez nei combinati non brilla, francamente è quinto, benissimo invece i Ducatoni di Nurossi e Andrea Dovizioso, ma in realtà non è benissimo i Ducatoni, anzi si fa un po' fatica, e che abbia capito che molto spesso anche alla difficoltà massima nelle prove, nelle qualifiche, la Ducati è veramente veramente straforte, facilita molto le cose, anche probabilmente la Honda. Ecco perché se dovessimo fare un altro campionato, credo che opterei per una moto un po' più umana. Questo mondiale è stato combattuto soltanto perché molte volte c'è andata di sfiga e molte altre volte ci hanno tranciati dei punti importantissimi, altrimenti poteva chiudersi 2-3 gare fa. A tal proposito, io avrei già una bella idea, ma mi servirebbe l'aiuto del mio amico Emanuele, che mi ha fatto le livree. Quindi se stai guardando, Emanuele, contattami, mi raccomando, che sennò poi mi dimentico. Nurossi, per non lasciare niente al caso, ha provato un bel po' di combinazioni nelle libre. Guardate, addirittura ho provato a montare una hard dietro che andava anche bene, bisogna un po' soppesare le cose. Si potrebbe andare con due medie o con media e hard. Sicuramente non toccheremo le soft, tra l'altro, queste qua un pochettino usurate, che adesso useremo per andare a prendere un po' di confidenza con la pista. Allora ragazzi, io assetti alla moto non ne faccio mai, proprio mai, perché vedo che non è necessario, quindi non sto neanche a perderci tempo. L'unica cosa, in alcune piste, ad esempio questa, accorcerei di un paio di bottarelle i rapporti. Verso destra si accorciano, mi raccomando. Non riesco a fare un giro buono, pulito, senza traffico. Proviamoci adesso, le gomme sono ancora più consumate. Vedete che i rapporti vanno bene, perché riusciamo a mettere la sesta qua in fondo e sfruttarla. Si arriva qua. Attenzione a stare stretti a destra, perché poi con la prima marcia si fa girare la moto giù nello scavino a sinistra, seconda subito per avere scorrevolezza, poi terza e quarta. Ecco perché è anche importante accorciare i rapporti, perché qua con la quarta si fa quasi a bomba, la moto va a scorrere in una maniera incredibile, e si arriva qui con la quinta marcia, dove tiriamo giù fino in seconda, cerchiamo di tenere stabile la moto anche con un po' di freno posteriore, si va a salire di qua, quarta, terza marcia, attenzione qui tutto scorrevole, questo curvone è importante, magari anche andare a prendere la corda più tardi, ma trovarsi stretti stretti nel cambio per avere spazio di buttare la moto verso destra. Bello questo punto, con la quarta marcia andiamo a tirarne giù due, e questa doppia destra si fa in una unica, si va a prendere il primo cordo allo stretto, si mira col secondo senza mai mollare il gas, sempre un filo di gas in mano, lo avete visto nella telemetria di Rossi. Quinta, ancora giù tre marce, qua con delle gomme buone si può anche mettere la prima e far girare dentro la moto. Io adesso non lo faccio perché cadrei di sicuro, in ogni caso non è necessario, è un po' come la curva lenta di Moteghi. Qua con la terza, seconda a stringere, adesso Morbidelli deve rompere le balle, ha più gomma, quarta marcia, poi terza, e ci si infila come fa anche bene il Morbido, stretti qua nei cambi, la moto si allargherà da sola anche qua, stesso principio, e noi buttiamo dentro la seconda per andare stretti stretti qua al cordolo interno e accelerare tutto. Siamo andati molto piano, ma guardate le gomme come sono messe. Morbidelli, poverino, è stato un po' tappato, spero non fosse il suo tentativo lanciato. Qua in fondo, attenzione a non frenare troppo tardi prima del cordolo, perché sennò non tiene, vedete che roba. Sono già arrivato lungo, ma questo dipende anche dalle gomme.
questo sarà un giro terribile, siamo già ultimi ma in 2.02 siamo un po' vergognosi. Ecco perché dobbiamo andare subito a montare due soft nuove, i rapporti vanno bene, funzionano, si possono sfruttare tutte le marce nei punti giusti. E adesso però facciamo sul serio, guardiamo un giro fatto bene, ripercorrete la mia voce però guardando adesso, perché sentire la mia voce nel giro di prima era un po' un mismatch, perché il giro in realtà faceva cagare. .58.2 con un errore grossolano l'ultima curva, perché qua si poteva andare in 57. Tra l'altro ne ho fatti un paio di giri, vedete la gomma come è messa, assolutamente non conviene a sto punto montare una gomma più dura al posteriore, perché dallo stile di guida di Nurossi intuiamo che consuma addirittura di più l'anteriore, quindi una doppia media spero che possa andare bene. Prima che finisca andiamo a dare un occhio, attenzione, è incredibile, Miller e Petrucci in 59.0, Marquez 59.1. Non me l'aspettavo, vediamo se non tirano un colpo da maestro nel finale. No, assolutamente. Beh, però ragazzi, imbarazzante. Imbarazzante che a 120% giriamo 8 decimi più veloci, capito? Anche perché poi la gara non sarà così, cioè la gara è sempre più difficile. Scriptateli meglio sti tempi. Io punterei sulla doppia media. Poi ho paura di fare il Marquez di Phillip Island e calare, eh? Per carità, potrebbe essere. Però ragazzi, dai, la indovino così, perché la doppia hard dopo diventa... Cioè, avete visto che fatica che si fa a fermare il Ducatone qua? Vediamo il riscontro qua. Oddio, tutti doppia dura, abbiamo fatto la cazzata. Dai, qualcuno che mi dia un po' di fiducia. Rins solo davanti. Ci toccherà gestire un po' di più degli altri la gomma. Guardate questa prima fila impressionante con Nurossi, Miller e Petrucci. Tre Ducati, di cui una Pramac, sbuca là dietro Marquez. Sempre sornione, attenzione al semaforo, prima dentro gas a martello e andiamo adesso con Nurossi che prova ad avere un grande spunto, si sposta verso il centro della pista per andare a guadagnare l'interno della curva, arriva sempre Marquez, non si capisce come, riesce sempre a sbucare prima degli altri, attenzione qua, primo tornantino, potrebbero esserci dei contatti, vedo un sacco di Ducati, mi fa piacere ma non adesso, non me ne frega niente, via! Marquez prova subito l'allunghino con Nurossi che in teoria in queste prime fasi dovrebbe essere messo anche benino in virtù del fatto di avere delle gomme medie a differenza di tutti gli altri con le hard. Qua arriva sotto sotto Marquez, eccola la prima differenza, può subito andare a scannare sui freni rispetto a Marquez che deve misurarselo un po' di più. Attenzione qua, vedo Miller, eccolo, infatti, mannaggia mannaggia, scivolatina sul cordolo da parte di Nurossi, Miller lo infila, attenzione, attenzione, doppia destra,
Sapevo che la gara sarebbe stata complicata a livello di gentaglia. Poi quando Miller lo vedi là davanti vuol dire che andrà bene, perché sennò non... Oh, cazzo! Sennò non dà fastidio per niente, capito? Miller c'è quando c'è davvero, quando se la sente, quindi attenzione. Così non va benissimo. Cominciamo subito a fare dei calcoli in vista dell'ultima gara. Ci sono già 9 punti che Marquez in questo momento sta guadagnando. È soltanto il primo giro, ma dobbiamo tenerlo bene a mente. Con Rossi subito in gestione di questa media, saremmo portati a pensare di poter spingere di più. In realtà non è così, perché altrimenti alla fine rimaniamo senza. Attenzione, si sgrana un po' il gruppone nella sua parte di testa. Con Rossi che va ad impostare, ultima staccata, si avvicina molto a Miller, proverà a uscire meglio, invece no, è proprio la Ducati che non si ferma. Vediamo un po' di scia sul rettilineo principale. Intanto Petrucci, che partiva in prima fila insieme a noi, è scivolato indietro di 3-4 posizioni. D'altronde anche Rossi è scivolato indietro di un paio. Partiva dalla pole, scodinzola, è felice la moto di Rossi. Forse se la sente qualcosa che noi in questo momento non riusciamo a vedere, perché tutto quello che riusciamo a vedere è che Miller sta andando fortissimo, si è incollato a Marquez, si è proprio attaccato, c'è più zero Marquez su Miller, mentre Rossi qua dietro fa un po' più di fatica. Vediamo qua, questa è una sua staccata con spazzolatina, arriva sotto, è più che altro un terzetto adesso, il gruppo dietro è rimasto abbastanza compatto, ma qui Marquez si porta dietro Miller e il solito Rossi. Bella questa novità di vedere Miller qua davanti che fa cazzotti con Rossi e Marquez, in realtà non proprio per adesso, è solo concentrato a fare la sua bella gara in seconda posizione, ma in alcuni tratti della pista si avvicina moltissimo a Marquez. Vediamo quando Rossi è uscito fortissimo, proverà ad affiancarlo, ora staccatola, prova a buttarsi dentro Miller stacca da panico e la butta dentro. Come fanno? Sono finte quelle frenate lì, non possono esistere. Attenzione qua, stretti a destra, non bisogna sbagliare niente, perché sti due, da come vedo, possono andarci via. Sono serio, possono andarci via. Occhio qua, non sbagliamo i punti chiave, tipo adesso. Seconda dentro e tornare la moto verso il cordolo interno. Poi gas a bomba, se non ti impegni anche ci fai un favore. Dai, non si è comportata malissimo adesso. Un po' sgranati tutti adesso, ma è l'effetto rettilino che va ad elastico. Adesso Nuro, mamma mia che fatica ragazzi, vedete come sa fa la moto? Immaginatevi quello che fa la moto, lo sento tutto nel controller io, vibra di brutto, non so, mi sembra di perderla, di morire. Ma Nuro si resiste, 59,5 per Marquez in gara con due dure, porca vacca. Tre decimi più lento di Miller in qualifica. Non facciamo testo su Rossi perché è un secondo e due più lento di lui, però diciamo che come passo gara, avendo due hard al posto delle due soft, sinceramente 59,5 di Marquez è molto molto buono. Non credo che neanche noi abbiamo fatto per adesso di meglio. Vediamo se questa media riuscirà a darci più prestazione, scaldarsi un attimino. Intanto Rossi è lì, ma non sta osservando, sta facendo fatica a star dietro a Marquez e Miller. Però Miller a questo punto bisogna buttargliela la staccatona, bisogna offrirgli qualcosa di molto macio, tanto lui lo è, lo accetta. Vediamolo qua, Rossi ancora sempre allo stesso punto, arriva forte stavolta, stacca, si piazza davanti a Miller che ci riprova. No, però adesso ormai ormai l'interno me lo sono preso, stupido a fare così, no? Rialza, mettila dentro comodo e rimani con noi, adesso sei andato via. Mi dispiace, era bello avere Miller da ste parti, adesso però parte l'inseguimento a Marquez, siamo a metà gara. Rossi che al momento riperde quei 5 punti guadagnati molto bene a Phillip Island e si ritorna sempre lì, siamo sempre lì. La situazione di questo mondiale è piuttosto cristallizzata su questi due, che continuano a elemosinare spiccioli di punti da una gara all'altra, ma prima o poi arriverà la fine. Nel particolare si tratta della prossima gara, l'ultima, quella di Valencia. Rossi vorrebbe presentarsi con 16 punti di vantaggio, che sarebbe una gran bella cosa,
però bisogna andare a prendere Marquez, che adesso nella seconda parte di gara probabilmente ha un po' più gomma, questa posteriore, che tra l'altro sono fredde, o sbaglio? Non danno per niente fiducia, non si può frenare in mezzo alla curva. L'anteriore di Rossi trema malamente, lo abbiamo subito intuito che non era la scelta più felice delle gomme. E a dire la verità non ci hanno neanche dato più di tanta prestazione nei primi giri rispetto alle hard degli altri. Sarei curioso di vedere cosa sarebbe successo montando hard dietro e media davanti. Ma intanto sono più curioso di vedere cosa succede in questo giro e tre quarti che manca alla fine di questa gara con Marquez che un pochettino a Nurossi si avvicina, o meglio Nurossi in alcuni settori se lo tira con la fune, con la speranza, la voglia e la cattiveria di andare a prendersi qualche piccolo rischio. Vediamolo qua, questo è il suo punto, dove ha provato due volte a infilare Miller e poi ci è riuscito. Vediamolo qua, esce anche forte su Marquez, che però ha un filo di vantaggio, ci prova Nurossi lo stesso da lontano. No, raddrizza e frena. Non potevo chiuderla in piega quella curva lì, ragazzi, scivolavamo. Si chiudeva l'anteriore bellamente e ciao, altro che 5 punti. Abbiamo ancora un altro giro, quello è un buon punto per provare, ma dobbiamo uscire vicinissimi dal ferro di cavallo verso destra. Ma comunque c'è della complicatezza. Attenzione qui all'immissione sul controrettilineo, stavolta vanno, loro si segue Marquez, ha lasciato un po' perdere le sue linee, le sue convinzioni, adesso si mette un pochettino a caccia di Marquez qua in scia col motore, con la staccata finale dovremmo recuperare qualcosa, sempre se non andiamo lunghi. Guardate, si fa sotto la Ducati, non ce la fa Nurossi a fermarla stavolta, guadagna 7-8 metri su Marquez, ma la butta dentro bene. Vediamo l'uscita da qua, ma sapete che ho il sospetto che mi si siano resettati i rapporti quando siamo passati in gara, perché ho notato sta stronzata, quando tu fai l'assettino in prova. Bello il traversone! E ce la fa a buttarlo dentro anche ordinato. Quando fai dei cambiamenti all'assetto in prova, in gara, se non mi sbaglio, vanno via, devi rifarli. Non capisco perché. È veramente una stupidaggine questa. Però mi sembra di averli lunghi. Mi sembra di avere la moto molto più pigra della qualifica. Ecco, anche perché forse... Mannaggia, il meccanico di Nurossi si è sbagliato. Gli ha rimesso su la trasmissione originale qua, mamma mia, ha mollato i freni, così si è buttato dentro in quella curva. Marquez per poco non se lo ritrova davanti. Sono gli ultimi tentativi che si possono fare adesso in questo giro conclusivo, mezzo giro conclusivo ormai. Vediamo qua, questo è il punto dove abbiamo ingoiato Miller, vediamo se possiamo farlo anche con Marquez. Scorrevole Nurossi veloce, apre a bomba, no, si impenna la moto, mannaggia, non è abbastanza vicino, vediamo se ci riprova. No, perché abbiamo già sperimentato che tanto non si può, è veramente sottile la linea qua in questo scavettino, non c'è troppo margine per provare, soprattutto con uno che va come te se non di più, come Marquez in qualche modo riesce sempre a fregarti. Allora attenzione, ultimo settore, Nurossi non pensa più ai freni quasi, lascia andare la moto, la fa scorrere addosso a Marquez per vedere se riesce a cavarci qualcosa. Mamma mia, qua bisogna andare a restringere. Ai. Non tiene tanto, comunque, ma proprio neanche a dire che siano consumatissime le gomme, sono proprio che non vanno tanto bene. Attenzione qua, staccatona, ci prova da lontano Rossi, vediamo se la infila dentro, devi tenerla al cordo, non impossibile. È impossibile, dai, ci abbiamo provato, attenzione però. L'uscita è importante perché noi abbiamo raddrizzato subito, abbiamo spigolato, un po' lunga ma c'è, no! Peccato di poco! E vabbè, ci abbiamo provato! 5 punti guadagnati da Marquez. Andiamo a vedere, guardate, Danilo Petrucci è il più veloce in 59,3, 59,5 rimane quel miglior giro di Marquez, poco 32 millesimi più veloce di Nurossi, 59,6, anche Miller stesso tempo, ma dietro erano più veloci, 59,5 anche Dovizioso, 59,3 Petrucci, però niente da fare. Cosa avevamo detto a Phillip Island? Sarà una cosa mia, ma sono un po' imperfetto in questa pista e anche nella prossima, soprattutto in questo MotoGP 2019, ancora proprio non mi entrano alla perfezione. Vabbè, 6 punti, tutto da rifare rispetto alla scorsa gara,
però è sempre un vantaggio. Un po' provati sicuramente i piloti. Guardate, Rossi alza le mani a fatica, abbraccia, ci ha provato, ce l'ha messa tutta in quell'ultima staccata. Abbiamo rischiato veramente grosso, però solo rischiando grosso si può anche rischiare di vincere. Ragazzi, ci dobbiamo vedere a Valencia. Questo è il podio e non abbiamo cose certe da pensare adesso. Lo scopriremo. Non è vero che ne aveva di più, è che Rossi ha sbagliato un po'. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Attenzione, seguitemi su Instagram, trovate tutto in descrizione. Sarà un vero spettacolo. Marquez festeggia, sa di essere in buona posizione adesso, ma Rossi è sempre avanti, quindi attenzione. Ciao, vi abbraccio, alla prossima.